la confraternita del Bolito Misto di Milano è nata nel 98, quindi abbiamo fatto 23 anni, da un gruppetto di persone che avevano voglia di andare a mangiare il bollito senza le rispettive mogli e compagne, per cui la confraternita del Bolito Misto è rigorosamente maschilista, questo ad ogni, nel bene e nel male così è. E continuiamo, come diceva il Gran Maestro, ogni terzo giovedì del mese, da ottobre a marzo, a seguire quando possibile. L'anno scorso ovviamente abbiamo fatto solo ottobre, abbiamo ripreso quest'anno questa tradizione. Ora, il bolito misto non è propriamente un piatto da dieta mediterranea, no? Perché, insomma, però abbiamo anche imparato che con una buona dose di sedano in cipolla il colesterolo praticamente sparisce. Quindi questo ogni terzo anche giovedì. La carota è importantissima. Bene, intanto buonasera a tutti, permettetemi innanzitutto di ringraziare il presidente Anelli per questo graditissimo invito, inaspettato invito. Non ci abbiamo messo tutto per fermare la presenza, mi sento. Ecco, lo ringraziamo per questa bellissima opportunità di stare in mezzo a voi. Che dire della serata? Prima della serata poi vi dico due o tre cose. La serata è andata molto bene, mi sentirei di dire, perché era un po' al di là del nostro bollito. Il bollito è un piatto tradizionale e regionale, si usano salse diverse, non c'è un canone unico per fare il bollito. Certo ci vorrebbero i sette tagli di manzo, i sette ammennicoli, le sette salse, ma noi stessi che ogni giovedì, ogni terzo giovedì del mese ci troviamo per mangiare il bollito, non riusciamo mai a fare un bollito di questi canoni. L'unico appunto, ma l'ho già fatto il presidente, è chi è senza testina, insomma, però invece dobbiamo ringraziare tantissimo chi si è dato da fare per questo, che ci ha fatto mangiare comunque un bollito tendenzialmente caldo, e non è facile in una conviviale di questo tipo, perché il bollito deve essere mangiato veramente molto caldo per essere apprezzato. Però rendetevi che in una serata del genere come non sia facile, e devo dire che un ringraziamento ai volontari e alla cucina non può assolutamente mancare.